Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2022 con la nostra Aston Martin, pronti al Gran Premio degli Stati Uniti, che sarà, come vedete, un po' problematico dal punto di vista meteorologico. Dovrebbe arrivare dopo un po' della leggera pioggerella per aumentare verso la fine della gara. Abbiamo fatto prove libere, qualifiche e tutto il resto sull'asciutto. Vediamo se il meteo cambierà durante la gara. Un'altra incognita: sappiamo che sul bagnato la nostra Aston Martin non si guida. Nell'ultimo Gran Premio, straordinaria invece a Suzuka. Qua qualche difficoltà in più, in realtà lato traiettoria, devo essere onesto. Suzuka riesco ad affrontarla un po' di più. Questa ogni tanto qualche errorino in qualche curva ci sta. Per quanto riguarda le prestazioni, come detto, abbiamo scalato la classifica anche lato prestazionale, proprio sulla carta della nostra classifica, diciamo, dei team. Per quanto riguarda il regolamento, è arrivata la notifica che ci sarà un cambio regolamento per il prossimo anno, che però fortunatamente, tra virgolette, riguarderà solo la resistenza. Quindi noi, siccome abbiamo ricercato veramente poche robe, c'è poco da fare, anche se l'anno prossimo, se faremo un'altra stagione, magari chissà dove saremo. Comunque andiamo alla gara, signori. Abbiamo fatto le qualifiche, adesso andiamo a vedere quella che è la griglia di partenza. Qualche errorino, perché come detto il circuito texano non è proprio facilissimo da affrontare dal punto di vista del destra-sinistra. Insomma, basta che sbagli qualcosina in una curva, è facile che ti riporti, anzi aumenti quell'errore nelle successive. Vediamo, visto che sono diverse e molto collegate, soprattutto nella parte centrale. Parte dalla pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. Per quanto riguarda il resto della griglia, Russell, Sainz, Max Verstappen e Norris, Perez, Ricciardo, Fernando Alonso ed Esteban Ocon, il tristo mietitore. Fuori dei 10, però dai. Alexander Albon e Tsunoda, Zhou, Mick Schumacher, Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. Latifi, ma che penalità, Magnussen a occupare l'ultima posizione. Se no, il nostro buon Sebastian sarebbe arrivato 19esimo anche qui in qualifica. Vedete che però effettivamente anche noi abbiamo avuto qualche difficoltà in più, così come Sebastian Vettel, rispetto magari al circuito giapponese di Suzuka, dove noi abbiamo fatto una gara straordinaria, ma anche Vettel comunque aveva fatto ottime qualifiche, qualificandosi ottime tra virgolette 14esimo, insomma, rispetto al suo canonico 19, ci sta. Per quanto riguarda gli pneumatici, ragazzi, qua è problematico, nel senso che si potrebbe aspettare la pioggia con le gomme medie, ma se arriva prima abbiamo all'inizio gomme non propriamente performanti. Allo stesso tempo non sappiamo se la pioggia all'inizio sarà lieve, se sarà pesante. Io direi di fare una cosa, direi di azzardare un cambio. Andiamo a mettere le medie al primo stint e al secondo stint ci andiamo a mettere le gomme soft, così nel caso mettiamo medie e poi intermedie se viene la pioggia bella pesante. Sta di fatto che comunque, anche se la pioggia non è pesantissima, sul bagnato, insomma, le medie, essendo una mescola più dura, non entrano tanto in temperatura. Quindi qualora si arrivasse comunque al pit, magari vediamo, azzardiamo un pochino, signori. Oggi è vero, quando il meteo è così è veramente molto complicato scegliere, anche perché, come detto, la nostra Aston Martin l'abbiamo visto a Singapore, dove una volta messe le gomme da bagnato, che ha iniziato la pioggia, l'auto dritta per dritta andava. Quindi oggi sarà veramente un terno al lotto che, oltre alle nostre prestazioni, dipenderà tanto anche da quello che sarà il meteo. Proviamo questa strategia e intanto facciamo il giro di formazione. E tra l'altro, ragazzi, mentre facciamo il nostro giro di formazione, mentre le auto si preparano, io approfitto per ringraziare quello che è lo sponsor di questo video, perché oggi ci accompagna il buon NordVPN, programma di protezione per le nostre connessioni, che ci fa da scudo e impedisce la perdita di dati, anche dati sensibili quando navighiamo, che poi possono essere usati per scopi pubblicitari, eccetera eccetera. Quindi molto molto fastidiosa come cosa. Ma tra l'altro, noi sportiveggianti sappiamo che NordVPN, grazie alla sua presenza in circa 60 paesi nel mondo e con migliaia e migliaia di server, ci permette di usufruire di contenuti multimediali che non sono disponibili o ancora non sono disponibili nel nostro paese, perché grazie alla presenza di
questi server noi possiamo collegarci in questi altri paesi, quindi geolocalizzarci lì e appunto vedere i contenuti disponibili in quel paese, che possono essere anche eventi sportivi, qualche gara oltreoceano, eccetera eccetera. Nello specifico noi rimaniamo in ambito Formula 1 perché, come ben sapete, la Formula 1 è trasmessa in chiaro sulle reti pubbliche svizzere, quindi per seguire il Gran Premio in diretta ci basterà collegarci al server svizzero di NordVPN, andare sul sito della rete pubblica e seguire in diretta, per l'appunto, tra l'altro anche con commento italiano, la Formula 1 per tifare Aston Martin, Ferrari, insomma quello che volete voi. Io, ragazzi, come sempre vi lascio il link in sovraimpressione e in descrizione, date un'occhiata. Anche perché, ragazzi, c'è un'offerta per voi sportiveggianti e, oltre al canonico sconto dedicato a voi, in questo periodo ci sono anche 4 mesi gratuiti per il piano di 2 anni, quindi avete 4 mesi in più gratis per l'abbonamento se sottoscrivete il piano biennale. E come sempre vi ricordo che c'è il soddisfatti o rimborsati per il primo mese, quindi potete provarlo senza preoccupazioni per vedere un pochino come funziona e come vi trovate. Nel mentre vediamo come ci troviamo noi qui in Texas. Tra l'altro, come avete potuto ben notare, il nostro Buzzi è l'unico con gomme medie. Mamma mia! Forse dato anche dal fatto delle temperature, giustamente se c'è il rischio pioggia le temperature saranno più basse. Però, signori, abbiamo azzardato un pochino. Insomma, si sente che la temperatura della pista forse non è propriamente ottimale per le medie, però che ne sappiamo se... Attenzione, si insinua Kamikaze! L'Alfa Tauri lì davanti. Per carità, gli altri hanno rallentato tantissimo in quella staccata. Attenzione qui, Buzzi! Occhio a Esteban qui dietro. Lì davanti non ho capito chi era quell'Alfa Tauri che si è lanciata come se non ci fosse un domani, andando a superare tante auto, compreso Max Verstappen. C'è tanto l'incognita del meteo quest'oggi. Siamo ancora nella stessa posizione, cerca di avanzare. Non ci lamentiamo. Tra l'altro, ottima partenza quest'oggi anche per Albon davanti a noi. Sfruttiamo la potenza della nostra Aston Martin. Volevo provare l'incrocio, ma ha tenuto bene Albon. Ma qui abbiamo noi l'interno. Cerchiamo di avvicinarci alle auto lì davanti, anche per poi eventualmente sfruttare il DRS. Qui i cordoli noi possiamo abusivamente prenderli con eleganza. Staccatona. Seguiremo poi il meteo, se arriverà la pioggia, insomma dipende quando arriva, e quello è il problema. Grande staccata per Buzzi, che vede davanti a sé Max Verstappen, un po' arretrato quest'oggi. Grande batosta nella scorsa gara, ma grande finezza di Buzzi, diciamolo, eh. Suzuka è stato un gran premio straordinario per la nostra Aston Martin, speriamo di ripeterci oggi ad Austin. Un po' più difficile, però. Vedremo. Per il momento questo giro sì. DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Attenzione, guarda come chiude. Max sapeva che eravamo lì a fianco, ma non si è preoccupato di darci una bottarella.
con quale cattiveria Max Verstappen. E intanto arriva la pioggia, signori. C'è una nuova strategia disponibile sul DM. Ah, subito? Ok, d'accordo. E allora sì che conveniva mettere le soft. Niente, abbiamo detto due paroline al nostro Alex, ma volevo aumentare il carico aerodinamico all'anteriore. Se pensi di poterci riuscire, attiva la modalità sorpasso e mostra di che passo sei fatto. No, non penso minimamente di poterci riuscire. Rientrano tutti. Era da soft, signore, era da soft. È arrivata veramente presto la pioggia. Però a volte ti segna quel tipo di pioggia e in realtà la pioggia arriva dopo 2 ore. Quindi non lo so, vediamo, sperando di non rimanere impallati nel traffico. Rimaniamo impallati nel traffico. Incredibile, signori, incredibile. Per carità, anche altri sono rimasti dietro, siamo settimi. Ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Noi naturalmente non abbiamo assolutamente il controllo del veicolo, ma neanche per sbaglio la nostra auto tiene in uscita dai box. Adesso non andiamo neanche a vedere le temperature, signori, non ci interessano le temperature. Va bene così, prendiamo per buono che sono in temperatura le gomme. Facciamo finta che se non le vediamo quelle stanno in temperatura. Forse. Oh. Mamma mia. La pioggia, la Aston Martin non la regge, signori. La pioggia non riusciamo a affrontarla decentemente. L'auto non risponde granché ai comandi. Siamo in 8ª posizione. Lì davanti si stanno sportellando tantissimo perché c'è Zhou con le soft. Incredibile. Rallenta gli altri veicoli. Perez non sa dove passare. Noi sì, più o meno, a grandi linee. Incredibile rischio. E poi hanno cambiato l'incidenza aerodinamica, io credo di sì. Non lo so onestamente. Credo di no, però non li ho visti lavorare, non ce l'ha fatto vedere. Quante difficoltà, signori, qui. Attenzione però, Sainz anche lì davanti sta avendo qualche difficoltà. Mamma mia, la ripartenza. Ottimo, ottimo, buono a sapersi, buono a sapersi. Della serie dobbiamo mettere le full wet. Madonna santa. Non so come, probabilmente l'abbiamo preso proprio con il muso, la parte centrale dell'auto, per non rompere l'alettone, perché incredibile. Mamma mia, signori, eh. Un terno all'otto qui. Vabbè, non ci serve il DRS. Va bene uguale, va bene uguale.
stiamo navigando. Serie difficoltà per la Aston Martin, ma non siamo i soli in realtà. C'è un Alfa Tauri che ci sta fortunatamente facendo da tappo lì davanti, cioè sta facendo da tappo a loro, perché io non è che sia più veloce al momento. Poi ci sono alcune parti dove, attenzione, ci avviciniamo. Andiamo ad abbassare il differenziale, signori. Aia, attenzione qui. George Russell, vincitore della scorsa gara. Si avvicina tantissimo. Ho abbassato il differenziale per avere un'accelerazione un po' meno brusca. Questa curva proprio Russell, ci prova, che qua stava andando in derapata. Dobbiamo ringraziare l'Alfa Tauri lì davanti che sta tenendo Sainz e Perez a bada. Però noi comunque prima ci eravamo avvicinati un po', ma non riesco a capire perché. Attenzione a George, attenzione a George, lo spingiamo un pochino all'esterno per impedirgli di affondare il colpo. La tecnica di Buzzi. Vai, vai, prendilo, aggressivo. Se uso il sorpasso, sai dove andiamo a finire? Lo posso usare quando stiamo dritti per dritti, così. No, ce ne andiamo all'aceto, Giovanò. Accelerazione problematicissima. Attenzione lì davanti. Sainz prova, ma in queste condizioni sono un po' più timorosi. A parte Russell. Siamo tranquilli, ma siamo ancora con... Signori, ma che devo fa'? Non si guida sta macchina. Ma com'è possibile? Ci va a sverniciare George. Noi stiamo pattinando. Attenzione! Ci riprendiamo la posizione. Con cattiveria e con un rischio clamoroso, perché lì stavamo a ruote bloccate. Attenzione! Io dovrei approfittare a recuperare questi qua davanti, magari provare a fondare un colpetto, cioè superare qualcuno adesso che c'è l'Alfa Tauri che fa da tappo. Perché se questi superano l'Alfa Tauri, chi li vede più? Attenzione qui, staccata clamorosa per la Aston Martin che si incastra con sto pezzo di Verstappen. Non si stacca, eh. Occhio, occhio. Occhio. Con quale cattiveria, Buzzi. Lui che non le manda a dire.
Vai, vai, Alfa Tauri, facci sognare. Rallenta Sainz. Dacci tempo un attimo, ci organizziamo e proviamo ad avvicinarci. Con quali rischi? Il meteo sta peggiorando. Vabbè. Tanto più di questo. Oddio, no, in realtà potrebbe andare peggio. Sainz ci prova. Ma dobbiamo avvicinarci noi e provarci prima noi, perché sennò... Per carità, siamo quinti, signori. Attenzione, anche perché... Cioè, dobbiamo stare attenti in realtà a... Russell e Perez. Ma noi Perez abbiamo superato, no? Verstappen, scusate. Ero convinto fosse Verstappen. Vero, quella era prima del pit con Perez. Allora, con Perez, signori, ci spinge anche lui fuori. Perez, abbiamo tanti conti in sospeso. Attenzione, Carlos. Carlos qui ce la fa. Qui ce la fa. Visto che stavamo arrivando, è affondato il colpo Carlos Sainz, che adesso sicuramente se ne andrà. Peccato, peccato. È rimasto dietro l'Alfa Tauri fin tanto che non siamo arrivati noi. Guarda là. E adesso prende il suo ritmo e se ne va. Mamma mia! Così, a gratis. Buzzi non vuole lasciare Carlos. E affonda anche lui un sorpassone. Ma Carlos se ne va. Alfa Tauri sverniciata. Pierre Gasly in difficoltà. Più di noi, quindi pensate. Ma non abbiamo il ritmo, la velocità delle Ferrari. E la tenuta soprattutto. Soprattutto la tenuta. Abbiamo carburante sufficienza per altri 5 giri. Saranno giri di... tentativo di non sguisciare più di tanto, probabilmente. Inguidabile, veramente inguidabile. Sul bagnato la Aston Martin non è un'auto, è una bara. Vabbè, va, fortunatamente c'è Gasly che magari fa un po' da scudo qua dietro. Ci risintonizziamo, va. Attenzione, signori, perché siamo all'ultimo giro, ma c'è stato un calo clamoroso. Avevamo perso Norris clamorosamente, ma avevamo 3,5 secondi di vantaggio su Gasly. Niente, è finita. È finita, non so se le gomme o altro, non si guida più. Arriva un momento dove l'auto non si guida più. C'è qualcosa che non va comunque sul bagnato, eh. Guarda qua. C'è qualcosa che non va sul bagnato con... Ci sono stati quei giri dove ero arrivato a 3,5 secondi più o meno di vantaggio su Gasly. Perez, molto lo dico, eh. No, signori, non ha buggato come niente il bagnato, eh. Buggato come non mai. Madonna, signori, totalmente inutilizzabile. Allora, se capiterà un altro gran premio sul bagnato, lo salto diretto, perché prima non era così, ma c'è qualcosa che non va, nettamente. C'è qualcosa che non va nel gioco, perché porco due, signori, che sudata. Ma non è possibile, perché allora, quando ci ha superato Sainz, che
se n'è andato. Eravamo a 4 secondi e mezzo da Sainz e 3 secondi e mezzo da Gasly. In un giro l'auto non girava più, non frenava più. Non... cioè, di botto, ma neanche a dire che, ok, si sono distrutte le gomme. Diamo una veloce occhiata a cosa che imbarazzante, imbarazzante, ma, signori, in tutto ciò, quinto posto, Cioè, ci erode un pochino, ma c'è da dire che il quinto posto di Buzzi è straordinario per la situazione generale. Però rimaniamo comunque con dell'amaro in bocca, perché... il proprio potenziale. Non mi piace, cioè, così non mi piace se non riesci a guidare, ma neanche per sbaglio. Si chiude un altro weekend di grande Formula 1. Oh, Albon settimo con la Williams, attenzione. Quindi non perdete le prossime gare. Bagnato, hanno fatto qualcosa perché prima non era così il gioco, cioè qualquadra che non cosa. Va bene, comunque per dire, quinta posizione è tanta tanta roba, però come detto, non è piacevole sapere che stai guidando, ma l'auto non ha il minimo controllo. Vediamo se arrivano delle componenti. Oh, meno male. No, che ho fatto? Pirelli Hot Lap. Vabbè, signori, ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare il canale. Ci vediamo al Gran Premio del Messico con la nostra Aston Martin, signori. Come sempre vi ricordo che in descrizione vi lascio il link all'offerta di NordVPN. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Questa Leale.